Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti ad un nuovo tutorial sul canale della LIN. Io sono Francesco e oggi parliamo di un titolo molto, molto, molto atteso. La campagna Kickstarter, che si è conclusa poco più di 2 anni fa ed è stata un grande successo, ha raccolto infatti 1 milione di euro. I ritardi però sono stati tanti e a circa 15 mesi dalla data di consegna prevista inizialmente, la Beagle è rientrata dalle Galapagos portandoci direttamente Darwin's Journey, un gioco di Simone Luciani e Nestore Mangone, illustrato dagli artwork di Paolo Voto e pubblicato da Thundergriff Games. Darwin's Journey è un piazzamento lavoratori per 1-4 giocatori dai 14 anni in su e una durata media di 30 minuti a giocatore. È un classico Eurogame in cui i giocatori rivivono le esperienze di Charles Darwin durante l'esplorazione delle isole Galapagos, nel periodo in cui sviluppò la teoria sull'evoluzione. Il piazzamento lavoratori, una meccanica ampiamente consolidata, è stata integrata ad un sistema di avanzamento nelle capacità dei lavoratori stessi, che potranno quindi specializzarsi in diverse discipline in base alle necessità durante lo svolgimento del gioco. La partita durerà 5 round, vi obbligherà a bilanciare obiettivi a breve e a lungo termine. Chi riuscirà ad ottenere più punti? Bravi! Abbiamo già visto l'unboxing e tutti gli elementi di questo gioco, vi lascio il link qui in alto e nei commenti. Ora andiamo a vedere come preparare una partita a più giocatori. Posizioniamo la plancia con questo lato verso l'alto e, se giocate in 4 giocatori, posizionate i segnalibri a dividere i diari in 2 sezioni, in questo modo. Pescate a caso 6 tessere azione speciale dalle 12 disponibili e posizionatele negli appositi spazi in questo diario. Sulle prime 2 in alto piazziamo anche 2 lenti neutre. Pescate casualmente 3 delle 8 tessere corrispondenza e mettetele in maniera casuale nell'apposita area corrispondenza. Prepariamo ora i sigilli di ceralacca. Per partite a 2 giocatori rimuovete 2 sigilli per colore, mentre per partite a 3 giocatori rimuovetene uno solo per colore. Per le partite in 4 li useremo tutti. Inseriteli nel sacchetto e pescatene 12 da mettere casualmente sulle 4 pergamene negli appositi spazi. Mettete tutti i sigilli speciali viola a faccia in su nel piatto d'argento. Mettete da parte tutti e 8 gli obiettivi iniziali, ci serviranno tra poco. Mescolate separatamente le tessere obiettivo d'oro e d'argento e posizionatele qui a faccia in giù, poi rivelate e ponete qui le prime 2 di ogni pila. Posizionate una moneta da 1 in queste posizioni nella teca del museo. Posizionate i cubetti segnapunti dei colori dei giocatori presenti all'inizio del tracciato dei punti vittoria e fate altrettanto qui con il percorso Teoria dell'evoluzione. Posizionate casualmente i cubi sul tracciatore dell'ordine dei turni, che indicherà in quale ordine svolgerete i round. Pescate casualmente 5 tessere scopo della Beagle e posizionateli qui a faccia in su, in queste posizioni. Posizionate casualmente i 16 gettoni esemplare su ognuno di questi spazi, riconoscibili per la forma circolare e la bandierina, sui percorsi oceano e isola. Lasciate vuoti gli spazi con un numero maggiore di giocatori al tavolo. In 2 giocatori vi avanzeranno 6 gettoni, in 3 giocatori ve ne avanzeranno 3. Per ogni gettone avanzato trovate la tessera museo corrispondente e posizionatela nel proprio spazio nella teca del museo. Posizionate le monete, i gettoni conoscenza temporanea e i gettoni ricerca in un luogo accessibile a tutti i giocatori. Posizionate un esploratore del colore di ogni giocatore in questo punto di partenza della prima isola. Posizionate la nave del colore di ogni giocatore sulla prima posizione da sinistra del percorso oceano. Posizionate la Beagle qui sulla prima posizione Beagle da sinistra sul percorso oceano. Per le partite a 2 posizionate il gettone azione di ordine turni in questa posizione, coprendo la ricompensa in monete. Per la preparazione dei giocatori dovete prendere individualmente, in base al colore scelto, una plancia personale.
i due esploratori rimanenti, i quattro lavoratori da posizionare in questa posizione e un quinto da posizionare qui inizialmente bloccato. 5 tende da posizionare sulla vostra plancia qui. Create ora 3 pile da 4 francobolli in queste posizioni. Prendete 4 monete dalla riserva e un gettone conoscenza temporanea, quello di forma quadrata. Prendete ora le 16 carte equipaggio, mescolatele e distribuitene 4 coperte ad ogni giocatore. Dopo averne scelta una, ogni giocatore passerà le restanti alla sua sinistra, ripetendo l'operazione fino ad aver selezionato 3 carte. Mettete via le carte avanzate e posizionate quelle scelte a fianco della vostra plancia. Prendete ora i segnalini di ceralacca indicati nell'angolo in alto a destra sulle carte equipaggio scelte e posizionateli sulla plancia in questi punti, uno per ogni lavoratore. Prepariamo gli obiettivi di partenza mescolandoli in 2 pile separate, una argento e una oro. Ora formate 2 file di obiettivi pari al numero di giocatori sul tavolo, un argento e una oro, ottenendo così una coppia di obiettivi che non può essere separata. Controllate l'ordine dei turni e partendo dal giocatore più a destra, scegliete una coppia per giocatore. Infine, posizionatela al lato della vostra plancia, in questa posizione. Si conclude così la preparazione del gioco. Non ci rimane altro che levare le ancore e far partire le nostre spedizioni. Come abbiamo detto, Darwin's Journey si svolge in 5 round, ognuno dei quali è composto di 4 fasi: azione, ordine turni, ricompensa e pulizia. Prima di vederli uno per uno, introduciamo però alcuni concetti chiave del gioco. Quando attivate un'icona azione, la risolvete immediatamente ed ogni elemento ottenuto può essere usato subito per svolgere azioni successive nello stesso turno. Durante la fase azione o ricompensa potete ottenere azioni dalle carte equipaggio o dalle tessere obiettivo, pertanto potrete svolgere immediatamente tali azioni, anche se non ci si trova più nella fase azione. Ogni volta che eseguite azioni con una moneta e un numero rosso o che lo coprite sulla plancia, dovete pagare quel prezzo alla scorta di monete. Vediamo ora come e dove potete piazzare i vostri lavoratori. Sulla plancia di gioco trovate 4 diari, uno è quello piccolo e può ospitare fino a 2 lavoratori per round che attivano questa azione. Uno è un diario speciale con azioni differenti ad ogni partita e poi ci sono i 2 diari principali. Se state giocando in 4, questi ultimi sono divisi da un segnalibro diventando sezioni separate. Questo è importante per le penalità di piazzamento, perché il primo lavoratore piazzato in una sezione non costa nulla, ma dal secondo in poi occorrerà pagare 3 monete per partite a 2 giocatori e 2 monete per quelle a 3 e 4 giocatori. Ci sono 3 tipi di posizioni disponibili per i vostri lavoratori. Le lenti circolari, le sezioni di diario che le contengono possono ospitare un numero qualsiasi di lavoratori, rispettando però le eventuali penalità appena viste. Le lenti sbloccate, che possono essere stampate sulla plancia, sbloccate con gettoni lenti neutre in fase di preparazione, oppure sbloccate con i gettoni lente personale di ogni giocatore, possono ospitare un solo lavoratore per round. E le sezioni che le contengono impongono il rispetto delle penalità di piazzamento. Inoltre, se il lavoratore arriva su una lente di un avversario, quest'ultimo ottiene una moneta dalla scorta. Infine abbiamo le lenti quadrate o rettangolari, che possono ospitare un numero qualsiasi di lavoratori senza alcuna penalità di piazzamento. Molte posizioni richiedono specifiche competenze per potervi piazzare un lavoratore, che vengono indicate con i sigilli di ceralacca. Vediamo per esempio questo caso. Qui sono richieste 2 ceralacca verdi nella singola riga delle competenze per potervi piazzare un lavoratore considerato. Iniziate la partita con 4 lavoratori. Il primo ha un sigillo speciale di colore viola che funziona come jolly. Può essere considerato come fosse qualsiasi altro colore, ma non può accrescere le proprie conoscenze. Gli altri 3 invece hanno un sigillo assegnato all'inizio della preparazione e possono riceverne altri nel corso della partita in queste posizioni.
Inoltre, ogni giocatore riceve all'inizio della partita un gettone conoscenza temporaneo che può essere speso come se fosse un sigillo di qualsiasi colore, ma dopo averlo usato va scartato. Dopo aver piazzato il lavoratore e pagate eventuali penalità, potete svolgere l'azione o le azioni rappresentate in qualsiasi ordine. Non siete obbligati a completarle tutte. Ricordatevi che potete sfruttare benefici e vantaggi ottenuti immediatamente per le azioni successive. Passiamo ora ai 5 round di cui si compone la partita. La prima delle 4 fasi di ogni round è quella di azione. Seguendo l'ordine indicato da questo tracciato, piazzerete a turno un lavoratore alla volta sulla plancia di gioco, eseguendo immediatamente le azioni. Quando tutti avranno posizionato il primo lavoratore, passerete al secondo e così via. Se non ne avete più da inviare sulla plancia, attenderete semplicemente la fine di questa fase. Le azioni possibili si raggruppano in 4 tipi: azioni plancia, azioni speciali, azioni equipaggio e azioni obiettivo. Apriamo una piccola parentesi e vediamo le icone che modificano ed influenzano le azioni. Questo numero indica le volte che ripetete l'azione. Questo è uno sconto in monete sul prezzo dell'azione, mentre questo rappresenta un'azione interamente gratuita. Questo simbolo vi permette di ripetere l'azione già eseguita una seconda volta. Questo che l'effetto viene applicato per tutto il resto della partita, mentre questo avrà effetto solo alla fine della partita, su un punteggio finale. Con questo simbolo applicherete subito un bonus o un'azione e con quest'ultimo otterrete la ricompensa corrispondente di un'isola che ospita un vostro esploratore. Le azioni plancia appaiono nelle posizioni di piazzamento dei lavoratori sulla plancia o lungo i percorsi sulla mappa. Tra di loro troviamo: ottieni punti vittoria, che ti consente di guadagnare immediatamente sul tracciato i punti indicati dall'icona. Dopo aver superato i 50, 100, 150 o 200, aggiungete semplicemente il segnalino relativo all'inizio del tracciato. Ottieni le monete, che consente di ottenere le monete indicate dalla scorta. Questa azione è presente anche su azioni speciali e azioni equipaggio. Sblocca una posizione lente. Questa azione solitamente viene eseguita dopo aver messo un lavoratore nel diario piccolo e poiché alcune posizioni dei diari principali e del diario azioni speciali sono inizialmente bloccate, potete attivarle pagando una penalità in moneta indicata qui e piazzandoci una lente del vostro colore. Come bonus potrete eseguire immediatamente tutte le azioni collegate senza posizionare un lavoratore e considerare le cerelacca necessarie. Ricordate che se un vostro avversario piazza un suo lavoratore su una vostra lente, vi permette di guadagnare una moneta dalla riserva e che le azioni sui diari principali devono essere sbloccate in ordine dall'alto verso il basso, mentre quelle sul diario azioni speciali non hanno alcun ordine imposto. Accademia permette al giocatore di espandere le conoscenze dei propri lavoratori ed acquisire una delle cerelacca presenti sulle pergamene. La prima fila è gratuita, mentre le successive hanno una penalità in monete indicata qui da mettere nella scorta. Aggiungete la cerelacca alla prima posizione libera di un lavoratore a vostra scelta. Quando acquisirete la quarta e la sesta cerelacca, attiverete i distintivi argento e oro, che vi daranno opzioni e sconti aggiuntivi per le azioni successive di quel lavoratore. Navigazione permette di far avanzare la propria nave lungo il tracciato oceano. Il numero di avanzamenti è indicato qui. Ricordate che più navi possono sostare sulla stessa posizione, inclusa la Beagle. Quando la vostra nave passerà questi striscioni argento, posizionerete un esploratore nella posizione di partenza della relativa isola. Se la nave si ferma in un punto con un'icona azione, il giocatore può svolgerla subito. Inoltre, il primo giocatore a concludere il tracciato oceano guadagna 3 punti vittoria. Esplorazione consente di spostare un proprio esploratore lungo i tracciati sulle isole di un numero pari al valore indicato dall'icona azione attivata. A tale proposito, eventuali posizioni già occupate da altri esploratori non vengono conteggiate durante l'avanzamento.
Le uniche due posizioni che possono ospitare più esploratori sono la prima e l'ultima di ogni isola, mentre tutte le altre solamente uno. Il giocatore esegue l'azione indicata nel punto di arrivo del suo esploratore. Inoltre, il primo esploratore che supera il nastro d'oro riceve un bonus di punti vittoria, indicato sul nastro stesso. Ed infine, il primo ad arrivare in fondo al percorso isola guadagna 3 punti vittoria. Ricerca su esemplari delle Galapagos. Queste azioni appaiono sui gettoni posizionati durante il setup lungo i percorsi isola e oceano. Quando vi arrivate, posizionate il gettone ricerca sulla specie corrispondente qui sulla vostra plancia. Avanzare nello studio della teoria dell'evoluzione vi permette di far progredire il vostro segnalino evoluzione lungo questo tracciato. Il numero di passi è indicato dal solito numero qui. Alcune posizioni riportano un moltiplicatore che avrà effetto nel calcolo del punteggio, come vedremo in fondo al video. Piazza un accampamento è un'azione che vi permette di piazzare in queste posizioni una tenda dalla vostra plancia, partendo dalla prima in alto. Se entrambi gli spazi sono già occupati, non è permessa e può presentare una penalità monetaria. Il giocatore attiverà l'azione derivata dal piazzamento indicata qui. Inoltre, anche un'azione indicata qui in corrispondenza della tenda rimossa dalla vostra plancia. Corrispondenza permette di spostare tanti francobolli quanti indicati da questo valore dalla propria plancia ad una busta di vostra scelta. Ricordate però che vanno tutti sulla stessa busta. Se in questo modo avete svuotato una pila di francobolli, attiverete le azioni associate. Consegna un esemplare serve a spedire una specie al museo. Potete consegnare solamente un esemplare che avete già studiato, su cui avete messo un gettone ricerca in pratica, e solo se lo stesso non è stato già consegnato al museo. Prendete la tessera museo dell'esemplare e piazzatela sulla relativa posizione. Ora, seguitemi bene. Se è la prima specie della riga che viene consegnata durante la partita, prendete la moneta corrispondente. Se è l'ultima, sempre della riga, il giocatore che ha effettuato la consegna riceve il bonus indicato qui, cioè l'avanzamento del segnalino evoluzione di una posizione. Inoltre dovete considerare la riga e la colonna che interessano la vostra consegna e prendere i bonus in monete e quelli evoluzione visibili, senza considerare la tessera appena posizionata. In pratica, per ogni spazio vuoto otterrete una moneta e per ogni cassa già consegnata, anche da altri giocatori, un avanzamento sul tracciato della teoria evolutiva. Potete consegnare 2 esemplari per ogni visita, il primo è gratuito, ma il secondo costa 3 monete. Studia esemplari del museo ti permette di posizionare un gettone ricerca sulla tua plancia personale di un esemplare che già si trova al museo. L'azione è ripetibile 2 volte, la prima è gratuita, mentre la seconda costa 3 monete. Fissa un nuovo ordine turni permette di posizionare il proprio lavoratore nella prima lente libera a sinistra. L'ordine dei lavoratori definirà l'ordine del turno nel prossimo round. Poi prende 2 monete dalla riserva, 3 se la partita è a 2 giocatori. Questa icona ti permette di prendere uno degli obiettivi tra quelli disponibili qui e aggiungerlo alla riserva al lato della plancia giocatore qui. Questa posizione però può contenerne solamente 2, indipendentemente dal tipo. In alternativa potete piazzarlo a faccia in su in una di queste posizioni, vuote, in base al colore argento o oro. Se la posizione scelta presenta un'icona penalità monetaria, dovete pagare. Vedremo più avanti come raggiungere questi obiettivi e riceverne le ricompense. Fermi tutti, fatemi bere un bicchiere d'acqua. Mi si era seccata la gola. Andiamo! Le azioni speciali che abbiamo preparato durante il setup e le carte equipaggio riportano altre azioni, o leggermente diverse, oltre a quelle appena viste. Piazza un accampamento vi permette di piazzare una tenda su un accampamento vuoto qualsiasi, pagandone le penalità, indipendentemente dalla posizione di esploratori o della nave. Eseguite poi normalmente le azioni ottenute.
Ripeti la consegna vi consente di ripetere l'azione di consegna su un esemplare già consegnato, su cui avete messo il gettone ricerca, come se fosse la prima volta. Raggiungi automaticamente un obiettivo vi permette di conseguire uno dei vostri obiettivi senza soddisfarne le condizioni, ottenendone ovviamente tutti i bonus. Ottieni un sigillo di ceralacca viola con cui prenderete un sigillo viola dalla scorta e lo piazzate in una prima posizione vuota sulla vostra plancia. Ottieni un gettone temporaneo viola, prendetelo e mettetelo vicino alla vostra plancia. Potrete spenderlo per sostituire una ceralacca e poi scartarlo. Converti un gettone conoscenza temporanea e trasformalo in o 7 monete o 7 punti vittoria. Posiziona un esploratore vi permette di piazzare un vostro esploratore inutilizzato all'inizio del percorso di un'isola non ancora da voi esplorata. Esegui un'azione bloccata vi consente di usare le azioni di una posizione ancora bloccata senza considerarne i requisiti. Non la sbloccate e non vi piazzate alcun lavoratore. Fai ricerche su un esemplare qualsiasi e posiziona un segnalino ricerca su una posizione vuota nella plancia personale. Spostati verso la Beagle ti permette di muovere la tua nave fino alla Beagle. Smista la corrispondenza, posiziona fino a 4 francobolli non necessariamente sulla stessa busta. Copia la carta equipaggio e usa subito tutte le azioni di una carta equipaggio di un giocatore qualsiasi non ancora conseguita. Potete ampliare le conoscenze dei vostri lavoratori con nuove cerelacca comuni. Alla conquista del quarto sigillo si riceve il distintivo argento, mentre al sesto il distintivo d'oro. Alcune azioni, se piazzate lì il vostro lavoratore, vi permettono bonus aggiuntivi in base al distintivo raggiunto. Vediamoli insieme. Questo vi permette di aggiungere un movimento all'azione di esplorazione. Vi permette di aggiungere un movimento all'azione navigazione. Questo vi permette di aggiungere un francobollo all'azione corrispondenza. Questo vi permette di ottenere un sigillo di ceralacca in più, pagandone comunque l'eventuale penalità delle pergamene o della plancia personale. Questo vi permette di ottenere 2 monete dalla scorta. Con il distintivo oro vi ricordo che prendete entrambi i bonus, anche quelli di argento. Durante l'azione di esplorazione o navigazione potete fermarvi una volta prima di ripartire completando l'azione e ottenere così i bonus di entrambe le caselle, quella intermedia e quella finale. Con questo bonus i francobolli possono essere posizionati su più buste anziché tutti su una sola. Il costo dell'azione Accademia viene ridotto di una moneta scontabile dalle pergamene o dalla plancia personale. Ottieni immediatamente 3 punti vittoria su un relativo tracciato. A fine partita i vostri lavoratori con 5 cerelacca maturano 3 punti vittoria, a cui si sommano altri 7 se avete raggiunto anche la sesta cerelacca, per un totale di 10. Bravi! Le tessere obiettivo e le carte equipaggio hanno dei requisiti da soddisfare. Li trovate qui. Una volta che tutti i requisiti sono verificati, potete reclamare i relativi bonus durante il proprio turno, nella fase azione o ricompensa. Gli obiettivi in sé non hanno dei costi monetari, ma ricordatevi che nel momento in cui coprite questi spazi dovete pagare le monete indicate, siano essi già conseguiti o meno. Per indicare che l'obiettivo è conseguito, giratelo a faccia in giù nella casella sulla quale l'avevate posizionato, oppure spostatelo su una casella di vostra scelta dalla riserva degli obiettivi, rispettandone il colore ovviamente. Le icone della casella indicano quale sarà la ricompensa. Tutti i punti vittoria vengono assegnati a fine partita, ma evidenziamo solamente che se conseguite entrambi questi obiettivi otterrete 5 punti per l'argento, 8 punti per l'oro, più 4 punti per la combo. Vediamo insieme i simboli dei requisiti. Ricordiamo che se non è presente un numero, la quantità richiesta è singola. Questo simbolo richiede che una pila di francobolli sia vuota. Questo richiede che abbiate posizionato come minimo il numero di segnalini ricerca sugli esemplari con il simbolo corrispondente sulla vostra plancia.
Questo simbolo richiede che il vostro segnalino evoluzione si trovi almeno sulla posizione indicata nel tracciato evoluzione. Fate attenzione, si intende la casella, non i libri conseguiti. Il giocatore deve aver già piazzato come minimo il numero di tende indicato. Il giocatore deve aver piazzato come minimo il numero di lenti personali indicato. La nave del giocatore deve essere nella stessa posizione o più avanti della Beagle sul tracciato oceano. Il giocatore deve essere in possesso, non necessariamente sullo stesso lavoratore, del numero di sigilli del colore indicato. Non vanno contati i sigilli viola e i gettoni conoscenza temporanea. Passiamo ora alle azioni che potete effettuare una volta conseguita la tessera obiettivo. Questa icona indica che potete replicare l'effetto di una vostra tenda come se lo steste facendo per la prima volta, senza ovviamente pagare alcuna penalità. Questo bonus vi permette di acquisire le cerelacca dalle pergamene nell'Accademia senza pagare le penalità indicate qui. In questo caso potete piazzare un segnalino ricerca su qualsiasi esemplare sulla vostra plancia, che sia un esemplare disponibile su un'isola con un vostro esploratore. Durante il calcolo del bonus moltiplicatore sul tracciato della teoria evoluzione, il giocatore in questo caso aumenterà il valore di una unità da applicare a fine partita. Aggiungete 5 punti vittoria durante il calcolo finale. Aggiungete 8 punti vittoria durante il calcolo finale. Se gli obiettivi sopra e sotto sono stati conseguiti entrambi, aggiungete 4 punti vittoria durante il calcolo finale. Equipaggiate un vostro lavoratore con una cerelacca viola senza pagare penalità per il piazzamento. Aggiungete alla plancia personale il quinto lavoratore, che non può essere migliorato con le cerelacca, ma può sfruttare eventuali conoscenze temporanee. Ricordate che se acquisite il quinto lavoratore durante la fase azione potete usarlo subito. Con questo bonus la penalità per inviare un lavoratore su un diario già occupato è diminuita di una moneta. Questa icona indica che la penalità di ritardo, che vedremo tra poco, può essere al massimo di meno 2. Per quanto riguarda le carte equipaggio, in questo punto viene indicato il sigillo assegnato durante il setup. Qui vengono indicate le condizioni necessarie per riscattare la carta equipaggio, mentre appena sotto trovate il relativo bonus o azione. Qui in basso c'è il numero univoco della carta usata solo per la preparazione. Le cerelacca requisito devono essere presenti in un unico lavoratore, indipendentemente dall'ordine. Ovviamente quelle speciali viola valgono come jolly per quanto riguarda il colore, mentre non potete considerare i gettoni conoscenza temporanea. Nel vostro turno della fase azione o ricompensa potete conseguire la carta equipaggio girandola su questo lato e associando la freccia al lavoratore che l'ha conseguita. Va da sé che ogni lavoratore può conseguire una sola carta equipaggio. Passiamo alla seconda fase del round. Se in questa posizione sono stati messi precedentemente dei lavoratori, è ora di aggiornare il tracciatore dei turni, partendo da sinistra e replicando qui sotto il nuovo ordine. I lavoratori non piazzati non variano la loro precedente sequenza. Durante la fase ricompensa andremo a controllare la corrispondenza e gli scopi della Beagle. Per quanto riguarda la corrispondenza, andremo a controllare il numero di francobolli di ogni giocatore, lettera per lettera. Il giocatore con più francobolli su una busta può ora ottenere il bonus associato come indicato qui, mentre il secondo ottiene il bonus appena sotto. In caso di pareggio sia per il primo che per il secondo posto, tutti i giocatori ricevono lo stesso bonus. Dopo aver verificato le tre buste, tutti coloro che hanno ricevuto una ricompensa devono rimuovere la metà dei propri francobolli, per eccesso, dalle buste e riporli sul vassoio dei francobolli e non sulla plancia personale. Quando dovrete usare i francobolli per le azioni, prendeteli prima dalla vostra plancia personale e solo successivamente, se li avete terminati, da questo vassoio. Scopo della Beagle. Sotto alla nave di Darwin, per ogni round, troverete una tessera scopo della Beagle. Tutti i giocatori che soddisfano le condizioni correnti indicate qui, in questa fase ricevono il numero indicato di punti vittoria. Questo valore può essere ridotto fino a un minimo di 0 per i ritardi accumulati dalla vostra imbarcazione.
Vi basterà controllare nello spazio che separa la Beagle dalla vostra nave e vedere quanti di questi malus compaiono. Terminata la verifica, ruotate le tessere scopo della Beagle. Queste tessere vi permettono di ottenere 4 punti per ogni segnalino del colore indicato nella plancia personale. Queste vi permettono di ottenere 6 punti per ognuno dei gettoni ricerca del tipo di esemplare indicato nella vostra plancia personale. Questa vi permette di ottenere 5 punti per ogni gettone lente personale giocato. Questa vi permette di ottenere 8 punti per ogni pila di francobolli vuota nella vostra plancia personale. Questa vi permette di ottenere 4 punti per ogni tenda giocata. Infine questa vi permette di ottenere 3 punti per ogni obiettivo conseguito. Fase pulizia. Questa fase viene effettuata dal primo al quarto round, al quinto round viene sostituita ovviamente dal calcolo dei punteggi. Spostate la Beagle fino alla prossima icona scopo della Beagle. Riportate tutti i lavoratori alle vostre plance, rimuovete tutti gli obiettivi rimasti e rivelatene 2 oro e 2 argento di nuovi. Rimuovete tutti i sigilli rimasti sulla prima pergamena, poi fate scorrere gli altri verso l'alto fino in cima. Riempite gli eventuali spazi vuoti pescando a caso le cerelacca mancanti. Siamo giunti al momento della verità, il momento clou della partita. Già, dobbiamo scoprire il vincitore. Vediamo come calcolare i punteggi ancora da assegnare derivanti da questo simbolo sulla plancia personale, dal percorso teoria dell'evoluzione, dalle monete e dai gettoni conoscenza temporanei avanzati. Partiamo dalla plancia personale e sommate i punti derivanti da obiettivi raggiunti mostrati qui. Aggiungete 3 punti per ogni lavoratore con 5 cerelacca che si sommano ad ulteriori 7 punti per quelli arrivati a 6. Se avete piazzato tutte le tende maturate infine anche questi 5 punti. Prima di calcolare il punteggio derivante dal percorso della teoria della evoluzione, dobbiamo calcolare il modificatore museo, che è pari a 2 più il numero di file del museo complete. Il modificatore museo in questo caso è 4 ed è uguale per tutti. Ora, ogni giocatore lo moltiplica per i libri ottenuti o superati nel percorso teoria dell'evoluzione. In questo esempio 4 per 9, ovvero 36. Ricordatevi di aggiungere questo eventuale obiettivo se lo avete raggiunto. I giocatori ottengono anche un punto vittoria ogni 5 monete rimaste e un punto vittoria anche per ogni gettone conoscenza temporaneo avanzato. Boom! Assommate tutto e dovrebbe aver vinto il migliore. In caso di pareggio guardate chi è più avanti nella teoria evolutiva, poi chi ha più monete avanzate, se siete ancora pari, la vittoria è condivisa. Oh, siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio! È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Darwin's Journey è davvero un bel gioco, molto ben realizzato e studiato. Vi consigliamo di giocarlo con le musiche realizzate appositamente per creare il giusto mood. Non c'è una sola strada da percorrere per arrivare davanti a tutti gli altri, ma più che altro dovrete adattarvi alle possibilità che si porranno davanti durante la partita. Anche durante lo stesso round vi sarà chiesta una certa dose di flessibilità nella strategia, perché vi capiterà più di una volta di dover cambiare mossa bloccata dal giocatore precedente. Riuscire a bilanciare gli obiettivi a breve termine e quelli a lungo termine potrebbe non essere così immediato, ma nulla che qualche partita non possa insegnarvi. Non ci rimane altro che consigliarvi caldamente questo gioco della Thundergriff Games e darvi appuntamento al prossimo tutorial.